Una legge di stabilità che va incontro alle richieste delle imprese artigiane sia per quanto riguarda l'abbassamento delle tasse che per il rinnovo del bonus energetico sulle ristrutturazioni. Restano però in sospeso alcune misure che gli artigiani reputano indispensabili per poter ripartire con slancio alla luce dei primi segnali di ripresa. Se ne è parlato in un incontro organizzato da Confartigianato nella sede di Bologna, a cui hanno partecipato il deputato PD Gianluca Benamati, capogruppo in Commissione Attività Produttive della Camera, e il presidente di Confartigianato Emilia Romagna, Marco Granelli. Abbiamo accolto con soddisfazione questa legge di stabilità, è stato praticamente accolto quello che era molto del nostro impegno a favore del nostro mondo, quindi del mondo delle piccole imprese. In particolare finalmente abbiamo visto togliere l'IMU dalla prima casa, non siamo completamente soddisfatti, devo dire, su questo punto, perché avremmo dovuto avere anche la possibilità di detassare quello che serve al nostro lavoro, cioè i capannoni, tanto per intenderci. Quello che ci auguriamo è quello che dicevo poc'anzi, di dare soprattutto un sostegno al mondo delle piccole imprese attraverso appunto questa detassazione degli utili di impresa, sarebbe una cosa molto, molto importante, come quella che noi riteniamo essere una norma iniqua è quella che ci vede costretti a pagare per i nostri laboratori. Questi per noi sono armi fondamentali per svolgere il nostro lavoro e quindi da questo punto di vista non riusciamo ad essere assolutamente soddisfatti. Beh, la legge di stabilità porta molto dal punto di vista delle tasse, porta in diminuzione e porta in mancati aumenti, perché per il 2017 è stata sterilizzata la clausola di salvaguardia che c'era, che prevedeva l'aumento dell'IVA e delle accise se i conti pubblici non fossero stati tenuti sotto controllo, quindi ci sono 17 miliardi che evitano l'aumento dell'IVA. C'è una manovra importante sull'IRES, sull'imposta quindi sulle società, che porterà dal 2016 al 2017 l'aliquota di pagamento dal 27% al 24%. In più ci sono e c'è una importante ristrutturazione che interesserà gli artigiani, le piccole e medie aziende, i professionisti, del ruolo e delle dimensioni di quello che è il regime tassatorio forfettario. Avremo sostanzialmente un aumento dei tetti con cui si potrà operare all'interno del forfettario e per quanto riguarda le start-up, quindi anche le aziende, le piccole aziende innovative, una diminuzione della tassazione già prevista più bassa che per le altre. Se l'abolizione dell'IMU sulla prima casa è un risultato importante anche per le piccole e medie imprese, non è stato cancellato ancora il balzello più odioso per gli artigiani, ovvero l'IMU sui capannoni, che per loro sono le armi fondamentali per lavorare e produrre ricchezza. Il governo lo sa bene, ha assicurato Benamati alla platea di piccoli imprenditori e nei prossimi tempi lavorerà per arrivare alla sua abolizione. Non sarà però, ammesso, un traguardo che arriverà in tempi stretti. Si faranno passi avanti in compenso anche per detassare gli utili reinvestiti in azienda, altro tema caro a Confartigianato. Rispetto al taglio che riguarda tutti dell'IMU e quindi ci sono delle misure che riguardano anche le aziende come l'IMU sugli imbullonati, c'è una richiesta degli artigiani che diciamo ha un senso profondo, che è quella di escludere anche dal pagamento dell'IMU i capannoni o comunque gli immobili che sono strumentali, quindi che servono per la produzione. Questo è il passo successivo agli imbullonati, alla riduzione e all'eliminazione dell'IMU sugli imbullonati, è un passo che ha un peso economico notevole che bisognerà comunque, credo, anche come governo che sia affrontato nel prossimo futuro. Dopo 54 trimestri finalmente vediamo un più 0,4% di produzione e vediamo un più 2,3% di occupazione. Quindi questo fa sicuramente piacere, però questo non modifica il quadro congiunturale dell'edilizia, che è molto molto difficoltoso. L'edilizia sconta dei numeri dal 2007 ad oggi che sono i peggiori di tutta la congiuntura economica. Voglio dire che dal 2007 a giugno 2015 le imprese artigiane 2015
2007 erano 148.000, 2015 giugno sono 132.000, gli effetti di ripercussioni più negative, la contrazione più forte sia in termini di produzione che in termini di occupazione, gli avuti edilizia, che è proprio la maglia nera, diciamo, di questi settori merceologici, per cui noi chiediamo anche qui che vengano immessi dei capitali per poter svolgere tutti quei lavori che peraltro sono indispensabili e necessari per il nostro territorio. Mi riferisco in particolare al tema del dissesto, all'ammodernamento e più che ammodernamento direi alla manutenzione delle infrastrutture. Sono misure queste che darebbero un beneficio anche alle casse pubbliche, perché da tanti, da troppi anni si interviene sempre sull'emergenza, quindi in mancanza di una vera pianificazione, e questo per noi significherebbe invece essere un modo per poter pianificare al meglio le nostre attività, i nostri investimenti e dare anche qui certezza al nostro personale e quindi vederci anche un po' più sereni nell'affrontare una quotidianità che oggi è veramente difficoltosa, soprattutto per l'aspetto del credito.